Non c'è la città alta, solo la bassa. Perché? Peccato. Quindi tecnicamente questa qua è Baldur's Gate. Ok. Magari ci saranno delle micro zone sopra. Cioè immagino che la città alta sarà fatta a pezzettini di altra roba. Peccato. Vabbè, cioè io capisco che se devono fare la stessa densità che dovevano fare tipo alla città bassa succedeva il puttanaio. Però hanno detto che ci sarebbe stata fino a qualche settimana prima, ma poi l'hanno tagliato. Ma perché secondo me avranno preso il materiale che avevano fatto della città alta e l'hanno immolato nella città bassa. Ma più che altro lo capisco, Cioè ripeto, noi mo ci abbiamo fatto soltanto un viaggetto qua, però manca tutto l'altro, cioè c'è sta tutta l'altra parte ancora là in fondo e tutti i pertugi del creato in cui entra, ci sarà sicuramente appunto e i fogni, c'è sta la fabbrica, cioè io penso che una volta che avremo giocato tutto questo questa zona esplodi se ripensi alla miriade di roba che ci può essere. E non toglie niente al cavolo, ma no, infatti, ma guarda, io onestamente se la gestiscono bene come si sta mostrando questa zona diventa il panico, ma io appunto quando pure all'epoca, ormai stiamo a parlare tanti anni fa, pensai Baldur's Gate, cioè Baldur's Gate non è che è la cittadina del cazzo del master che fa tre casette, no Baldur's Gate è greve, cioè Baldur's Gate anche a livello del lore del mondo dei Forgotten Realms, della roba che c'è sta, di gente che c'è sta, della roba che c'è stata dentro, che c'è stata fuori, che c'è stata sotto, che c'è stata sotto, cioè Baldur's Gate non è vabbè, piazza tu casette de merda con quattro oggetti magici del cazzo. Ma già la zona quella dei diavoli, che là ci sarà sicuramente l'accesso all'House of Hope, quindi chissà che puttanaio. E la torre del mago Lorrocan, la fabbrica dei sentinelle, il santuario de Baal, e i fogni dove sicuramente c'è sta Minsk, cioè... Gente dice che voleva farlo in 3 anni, una roba del genere, ma come cazzo fai? Ma come fai? Io spero soltanto che molte cose magari se le siano tenute per fare delle possibili espansioni adesso che il gioco è scoppiato. Il problema sussiste quando tu hai una qualità grafica, estetica, di regia, di ambientazione come quella che fa la Larian, e soprattutto tu quando c'hai per le mani una roba come D&D è un puttanaio. Io mi rifiuto di credere che non ci saranno espansioni. Inizialmente avevano detto che non ci sarebbero state, poi hanno detto forse, ma sai perché hanno detto forse, Matt? Perché hanno visto l'esplosione. Perché il fatto è che questa è una cosa che molte persone non ci pensano, ragazzi. La Larian è un gran team. È un team della Madonna. Però viveva nell'ottica, come vivevamo un po' tutti anche negli ultimi anni, del fatto che la nicchia del GDR, del CRPG in realtà, quindi il classic RPG, di tutta quella roba lì, non tirasse. Perché fino a poco tempo fa il gioco del ruolo, mo perché noi appunto in questi anni abbiamo avuto Critical Role, boom boom, in Italia in Tail, abbiamo avuto un cioè il gioco del ruolo è stato sdoganato veramente tanto, c'è sta gioca veramente tanta gente, è entrata tanta gente nuova, tanta gente nuova si è interessata a CRPG come i Pathfinder, come i Divinity e compagnia. Quindi lei stava con la cosetta del vabbè, questo sì, Baldur's Gate 3 segue dell'1 e il 2 che sono delle madonne di Cristo, però avevano il terrore. Poi hanno visto che avevano all'attivo solo su PC 500.000 giocatori, hanno fatto porca, ma cioè, se sono attivati. Esatto, loro si aspettavano molta meno gente, Matt. Quindi inizialmente dicevano, poi gli è arrivata la baraonda, anche perché il gioco in realtà ha appassionato anche gente che non gliene sbatte un cazzo di GDR, eh. E Baldur's Gate 3 è una madonna del gioco, ci può giocare praticamente chiunque. Non devi essere esperto di D&D, ma manco per niente. Io, come ho detto sempre, per me se possono prendere anche un annetto, pure due, pestasse a palla all'aria. Cioè, a palla all'aria non significa un fancazzo, significa che nel mentre pianificano, cominciano attivamente, ma pianificano, fanno altro. Però Baldur's Gate 3, se ci fanno delle espansioni anche a pagamento, ma a pagamento anche che le paghi il giusto, se sono di questa fattura, se ricollegano anche in modo così tanto greve alla storia, poi se continuano a fare sempre sti update della Madonna che stanno a fare, in cui i bug fixano di tutto, migliorano di tutto, regolano di tutto, magari più avanti aggiungono anche una modalità Dungeon Master come se c'era su Divinity per creare le campagne, ma sapete che figata, Dio Cristo. Sì, ma questa è una cosa che mi succede parecchio, Nikita. Cioè io ogni volta che ne parlo con un amico mio, cioè sembra che stiamo a giocare a due giochi totalmente differenti, cioè ma totalmente, perché c'ha talmente tante cose di cambiamento nell'ambientazione per quello che fai, che non fai, come lo fai, perché lo fai, con quale linea lo fai, con chi lo fai, cioè ci stanno tutte ste ramificazioni che è un puttanaio, è un casino. Io lo vedo e mi chiedo come hanno fatto su Baldur's Gate, sono dei santi. Ma ci vuole pazienza e tempo, raga. Il fatto è che una roba come Baldur's Gate non è impossibile, è complessa. Il complesso purtroppo richiede tempo, perché è come la cosa che parliamo molte volte, che non hanno messo Dispel. O sapete Dispel a livello
livello di punto di trama per ramificazioni che cazzo crea, o andà sopra al livello 12.